Prima di cominciare il video faccio un saluto a Gabriele Sallaku. E se ho detto male il tuo nome, scusami. Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrew Link Romantone in questo nuovo episodio di Nazuma Eleven 3 Ogre all'attacco. Mancherebbero in teoria 3 episodi, l'ultimo lo pubblicherò settimana prossima quando già avrò iniziato a pubblicare Nazuma Eleven Strikers, perché sì, arriverà anche Nazuma Eleven Strikers, chi l'avrebbe mai detto? Io l'avrei detto sicuramente. Ad ogni modo, oggi si va a vedere una cosa molto interessante, disponibile solo nella versione Ogre all'attacco. Ovvero i favolosi extra, dove, tra gli altri extra, c'è sorpresa! Andiamo a vedere un po' di cosa tratta questa sorpresa. Prologo del prossimo Inazuma Eleven. Che già ci stavano lavorando da lampo folgorante e fuoco esplosivo, però non potevano dirlo. Riva del fiume di Inazuma, 6 anni dopo la vittoria dell'Inazuma Japan al Football Frontier International. Ah, 6 anni già erano passati? Wow. Quindi già era abbastanza grande. Eccolo qui, il personaggio principale che tutti conosciamo, guarda che carino. Deve essere qui che si terranno le selezioni per la squadra giovanile di calcio. Se verremo selezionati avremo l'opportunità di allenarci con una vera squadra. Forza, Spotter, andiamo! Arf. Non giudicatemi per la mia impressione del cane, eh. Non sono molto bravo. Ah, tutto ad un tratto mi sento nervoso. Ma in fondo perché preoccuparsi tanto? Ci siamo allenati alla grande, dico bene? Devono farci entrare in squadra. Ne sei sicuro? Ragazzino di cui non conosco il nome? Non posso aprire un menu, non posso aprire niente, ma vabbè. Ehi, cosa sei venuto a fare qui? Non dirmi che sei venuto qui per le selezioni. Arion Shemowind della squadra di calcio. E guarda che capelli. Ma fammi piacere. Ehi, ti ho già detto di non chiamarmi così. E i miei capelli sono come sono, non posso cambiarli. Invece sì, tirasi a zero. Mi chiamo Arion Shemowind, non dimenticarlo. Calma, calma. A parte gli scherzi, hai mandato un calcio al pallone prima d'ora? Ma certo, ricordi? Abbiamo giocato insieme durante l'ora di educazione fisica ed era una schiappa. Non c'entrava mai la porta. Beh, mi sono allenato duramente. Non c'è una squadra di calcio a scuola, quindi mi sono dovuto esercitare da solo. Eh sì, perché la Raimon fa solo le medie. Io e Spotter abbiamo fatto pratica nei passaggi, non è vero, cucciolo? Quindi ti sei allenato con il tuo cane? Beh, allora sì che sarei diventato un fenomeno. In ogni caso non potrei partecipare alle selezioni, non senza il tuo prezioso pallone. Opla! Ehi, ridammelo! Ecco, prendilo tu. Aia! Ops! Mi tocca fare i cani oggi. Non so abbaiare. E quelli scappano in preda al terrore. Nell'anime è un po' diversa, purtroppo. Il che rende tutto meno divertente. Meno male. Ehi, tu! Chi è Maddie? Ah, qua già era cresciuta. Aveva almeno 16 anni. Aspetta, lei faceva gli elementari ne almeno 12 allora. Almeno 14, perché aveva 8 anni quando si allenava con Mark, più o meno. Quindi 14 anni, sì. Smetti di fare tutto questo baccano e gira al largo, stiamo cercando di concentrarci qui. Oh, un momento, quello è un pallone. Sei venuto qui per le selezioni? Sì, mi chiamo Arion Sherwin, ho 8 anni, piacere di conoscerti. Io sono Maddie Moonlight. Alleno di Nazuma Kids, sì. Dunque, Arion, giusto? Se sei qui per le selezioni dovresti darti una mossa. Stiamo per cominciare. Sì, allenatrice. Vabbè, solo perché alleno la squadra non vuol dire che sia un'allenatrice. Cioè, sì, sarebbe il termine corretto, però vabbè, ci siamo capiti, no? È che ho un modo di ragionare particolare. Ma vediamo un po' un attimo. Già il fiume era cambiato. Ad esempio hanno spostato il campo da calcio. Qua l'hanno messo. In realtà, guarda un po', potrei andare di qua io. Ma non mi fa andare. Se ci fosse un modo per superare la barriera, dovrei poter moddare il gioco.
Si potrebbe fare con qualche mod per quello per DS, ma è solo in giapponese, quindi è un po' ostico tradurre tutto quanti i passaggi per levare la barriera. Bene, allora diamo inizio a queste selezioni, d'accordo? Le regole sono semplici, rubate la palla a uno dei nostri giocatori e segnate un gol. Se ci riuscirete avrete superato la prima prova, buona fortuna a tutti! Cosa? Rubare la palla a uno di questi giganti e segnare un gol? E come dovremmo riuscirci? Giganti! Cavolo, ma dai, giganti! Saranno alti 1,50 m a dirla tutta! Ok, questa visuale del campo da calcio serve a... Wow, la prima volta su un vero campo da gioco, cucciolo! Non vedo l'ora! Come? Scusa, non hai mai giocato su un vero campo prima d'ora? Spero che tu abbia almeno giocato a calcio. Ti rendi conto che stai per contenderti un posto in una delle migliori squadre giovanili del paese, vero? Da quando abbiamo vinto il Football Frontier International 6 anni fa, l'Inazuma è diventato il trampolino di lancio per le migliori promesse calcistiche. Wow, davvero? Va bene, allora ce la metterò proprio tutta. Vabbè. Ma in che situazione ci siamo cacciati? Ok, buona fortuna a tutti voi. Sì, allenatrice. Grazie, allenatrice. Ce la faremo, non è vero, cucciolo? Dopotutto è da un bel po' che ci alleniamo. Allenarsi nei passaggi è come fare solo gli squat e non allenare la parte superiore del corpo, oppure allenare solo la parte superiore del corpo e non le gambe. È la stessa cosa. Ehi, Arion, davvero ti diverti quando giochi a calcio così, tutto solo, giorno dopo giorno? Quanto pare. Ma certo che mi diverto, vuoi provare? Sarà uno spasso. Mi piace il calcio, questo sì. Però a scuola non abbiamo una squadra e giocare noi due da soli mi sembra... Da soli, in compagnia, che importa? Si può giocare a calcio come e quando si vuole. Ecco, prendi! Ed eccola che se ne va. Pah, guarda quanto è sporca quella palla. Chi è questa bambina ora? Ma è Sky! È ovvio che è Sky! Tieni, questa è tua, giusto? Grazie per avermela riportata. È la cosa più preziosa che ho. Oh, figurati, è stato un piacere. Quella è la palla che usava, che ha trovato, che ha preso, diciamo, quando Axel Blaze ha rotto le tavole che stavano per schiacciarlo a Okinawa. E ora... Quella palla è l'unica che aveva, tutta quanta bruciata, rovinata, però aveva il simbolo del fulmine di Inazuma. E potendo giocare solo con quella, ovviamente, non aveva altro modo. Però poi, dopo, quando è diventato un calciatore, diciamo, della scuola di Inazuma, della Raimon, quel pallone lo teneva come un cimelio alla fine. Guarda, è un fulmine. Lui è il ragazzo della classe accanto alla nostra, giusto? Ho sentito che si allena così tanto perché vuole entrare nella squadra giovanile. Parteciperà alle selezioni? Ma non ce la farà mai entrare in squadra. Perché? Poverino. Quelli fanno le F di legno, non diciamo... Sembra così convinto. Io credo che abbia talento da vendere. Sì, ma lo scoprirà 4 anni più tardi. Almeno. Pronto? Sei ancora tra noi? Che? Oh, sì, solo un momento. Hai ragione, Spotter. Ci siamo allenati molto duramente. Possiamo farcela. Ehi, basta sognare occhi aperti. Cerchiamo di darci una mossa, su. Cavolo, Maddie, calmati. Nel caso l'avessi dimenticato, siamo qui per le selezioni. Ai vostri posti, scattare. Sì, allenatrice. Mi dispiace, allenatrice. È giunto il momento, supera le selezioni. Ma non ce la faremo mai, con chi devo parlare? Allora, sei pronto per la prima prova? Bene, allora cominciamo. Segna un gol nel tempo prestabilito per superare la prova. Oh, si gioca, che bello, non me l'aspettavo. Ah no, non si gioca invece, si guarda solo. D'accordo, ce la posso fare. Forza! Dove è finito? Dietro di te. Sei un principiante, non è così? Non supererai mai le selezioni se giochi in questo modo. Povero Arion.
D'accordo, ti emerge un'altra possibilità. Ecco la palla, cerca di fare meglio questa volta. Arrivo, guardate che tiro. Boom! Che cosa? Ma che urlo? Dove vai? Ma no! Ma neanche io sono così pessimo! A parte che io ero bravo, sono un bravo difensore, quindi non... Mi dispiace, ma per oggi credo che possa bastare. Non ha senso continuare. Non se ne parla nemmeno! Non ho intenzione di arrendermi! Io entrerò in questa squadra, costi quel che costi! Accidenti. Ce la posso fare? Sì, ce la posso fare! Wow, il suo stile non è un granché, ma è un gioco di gambe impressionante. Bene, è ora di mostrarvi il mio super tiro. Chi è? Ah, un urlo di paura. Cosa pensavo che era lui che urlasse? Lasciami stare, non ti ho fatto niente, sono solo venuto a vedere le selezioni. Ma quella è la ragazza che mi ha riportato il pallone e sembra in pericolo. Il naso. Quel cane è ancora nervoso per prima. E se la mordesse, devo fare qualcosa per aiutarla. Wow! Kai! I cani. Quando hanno pure i cani fanno kai. Stai bene? Sì, credo di sì. Però qui sembra un'allucinata, Sky. Sembra che sia sotto effetto di qualche droga potente, sta con gli occhi spalancati. Meno male. Certo, mi sento un po' in colpa per aver colpito quel cane, però... Non l'hai colpito, l'hai solo neanche sfiorato, gli è passata la palla davanti. Tempo scaduto, mi spiace, ma non hai superato la prova. Su via Maddie, non ti sembra di essere troppo severa? Stavo solo aiutando quella povera ragazza, diamogli un'altra possibilità. A che scopo? Per vederlo fallire ancora? Sono severa, ma la vita è fatta così. Non è capace di giocare al nostro livello. Severa ma giusta. Non è vero, sei ingiusta. Hai visto che tiro che ha fatto? Poteva sfasciare quel cane, invece no. Gli è solo passata la palla davanti a quel cane. Se avesse voluto ucciderlo... Tuttavia, hai dimostrato di avere una buona tecnica e un ottimo gioco di gambe, Sherwind. Quindi? Tuttavia, niente. Tuttavia? Nessun però. Sembra la mamma di Austin da piccola. Praticamente lo sprite dell'Overworld è uguale. Buongiorno. Travis. Che capello che sta fatto. Più curato. Mi dispiace tanto, non ho superato le selezioni ed è tutta colpa mia. Non fa niente, posso continuare ad allenarmi da solo. Cioè, neanche si scusa e dice, ma no, dai, non è colpa tua, sono io che ho tirato la palla al cane. No, non fa niente, che personaggio sei? Senza contare che è stata proprio questa palla a salvarmi una volta. Peccato che non ce lo faranno mai vedere se non fino a dinanzi me la vengo. Dovevo restituire il favore, in qualche modo. Ti ha salvato? In che modo? Quando ero piccolo, questa palla mi ha letteralmente salvato la vita. È per questo che amo il calcio così tanto. E che voglio diventare bravo quanto lui. Diventerò uno studente della Raimon e farò parte della squadra di calcio. Questo è poco ma sicuro. Raimon? Oh, la squadra che ha quella squadra di calcio tanto famosa? Esatto! Hai sentito parlare di Inazuma Japan e della sua vittoria all'FFA, vero? Ecco, il loro capitano giocava nella Raimon, si chiama Mark Evans. Hanno vinto l'FFA, non lo sapevo. Sì, avevo tanti giocatori in gamba. Ce n'era uno con un tiro potentissimo. Lo imito sempre quando mi alleno a casa. Guarda! Quello era il tornado di schifo? Oh, l'ho guardato un milione di volte sullo schermo. Ma nella realtà è molto più difficile. Il calcio ti piace davvero tanto, vero? Beh, spero che il tuo sogno di giocare nella Raimon si avveri. Grazie! Bene, ora devo proprio andare. Aspetta, non mi hai ancora detto come ti chiami. Mi chiamo Arion Sherwind. Io sono Sky Blue, piacere di conoscerti, Arion. Piacere mio, Sky. Avanti, cucciolo, abbiamo ancora tanto allenamento da fare.
calcio, eh? Penso che potrebbe cominciare a piacere anche a me. Beh, o ti piace o non ti piace, non c'è una via di mezzo. E fu così che i destini di questi due giovani si incrociarono grazie a un pallone. Quale impronta avrebbe lasciato Aaron Sherwin nel mondo del calcio? La storia era appena cominciata. Arrivederci al prossimo Inazuma Eleven.